Caso del Grande, accordato l'incontro con l'ambasciata, secondo quanto assicurato dalle autorità turche, venerdì il giornalista lucchese potrà incontrare una delegazione italiana nel centro di detenzione dove si trova in stato di fermo. Donne scomparse, ecco le sentenze definitive. La Corte di Cassazione ha confermato i 38 anni per Massimo Remorini e i 16 per Maria Casentini. A caccia di fantasmi nel cuore di Lucca, il gruppo National Ghost Uncover è venuto a Lucca per investigare sugli avvistamenti del fantasma dell'imperatore Napoleone Bonaparte. Ecco la Spring Cleaning, tra rito e spettacolo, a Barga la prima edizione della rasatura di gruppo, ideata dall'eclettico artista irlandese Keane. Lucchese a Cremona, voglia di stupire, rossoneri preparano la durissima trasferta sul campo della capolista. Lopez conferma l'11 che ha battuto il Siena, con l'unica eccezione di Merlonghi al posto di Tavanti. La Gesam raddoppia, finale ad un passo, successo sofferto ma prezioso delle biancorosse di Diamanti che superano 60-54 la Reyer Venezia. Sabato gara 3 sul campo delle Venete, nell'altra semifinale Schio Ragusa sono sull'1-1. A tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che dunque apriamo con il caso del giornalista lucchese Gabriele Del Grande. Venerdì dovrebbe essere il giorno in cui le autorità turche dovrebbero concedere, almeno questo è quanto hanno assicurato al documentarista lucchese, di poter incontrare una delegazione italiana. Venerdì mattina Gabriele Del Grande potrà incontrare una delegazione dell'ambasciata italiana. È questa la buona notizia dell'undicesimo giorno di detenzione in Turchia del giornalista e documentarista lucchese. L'importante novità è stata annunciata direttamente dall'ambasciata di Ankara, a cui non più tardi di mercoledì era stata negata la possibilità di incontrarlo nel centro di detenzione amministrativa Mugla, dove è stato trasferito in seguito al fermo avvenuto il 9 aprile nella regione di Hatay, al confine con la Siria. Gabriele sta bene, hanno assicurato le autorità turche, ma sui tempi del rilascio non ci sono certezze. Nel frattempo continua la mobilitazione nazionale. Dopo quello di Lucca, cortei e presidi sono in programma in queste ore in tutta Italia. Il sindaco di Porcari, Alberto Baccini, ha organizzato un presidio per le ore 11 di sabato in piazza Felice Orsi, proprio di fronte al Palazzo Comunale, dove è stato affisso uno striscione con la scritta «Gabriele, ti aspettiamo, la comunità di Porcari». Un altro segnale di vicinanza a lui e alla sua famiglia, che segue con apprensione l'evolversi della vicenda. La compagna Alexandra, che si trova ad Atene, ha annunciato lo sciopero della fame. Il padre Massimo segue minuto dopo minuto la situazione dal ristorante di famiglia sulle colline di Pescia e, mentre il telefono continua a suonare, trova il tempo per parlare con orgoglio di suo figlio. Crede in un mondo migliore, e questo l'ha dimostrato in tutti questi anni, diciamo, dando voce a chi non ha voce. Quindi credo che anche questa situazione, sicuramente, quando arriverà in fondo, anche se posso dire sicuramente un'esperienza più forte delle altre, riuscirà a tirarne fuori un qualcosa di buono. Magari darà voce a chi è insieme lì con lui. Qualcosa riesce sempre a fare, capire. Voglio avere la sensazione che tutto si risolva velocemente. Ora, non credo che mio figlio abbia fatto delle infrazioni così, posso dire, esagerate. Era là per prendere notizie, per scrivere questo libro, quindi non so che dire. Ed ora la vicenda delle due donne, ricorderete, scomparse a Torre del Lago e mai ritrovate nel 2010, la Cassazione ha confermato le condanne per Remorini e Casentini. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di condanna a 38 anni e 16 anni per Massimo Remorini e Maria Casentini, accusati della morte e della distruzione dei cadaveri di Claudio Avelia Carmazzi e Maddalena Semeraro, le due donne, madre e figlia, scomparse da Torre del Lago nell'agosto del 2010 e mai ritrovate.
I ricorsi della difesa sono stati dichiarati non inammissibili ma respinti. Maltrattamenti, circonvenzione di incapaci, sequestro di persona, omicidio, distruzione e occultamento di cadavere. Queste le pesantissime accuse di cui sono stati giudicati colpevoli. Remorini, che era stato arrestato in aula in appello a Firenze, finita la lettura del dispositivo, è tuttora detenuto in carcere a Sollicciano. Maria Casentini, appena firmato l'ordine di carcerazione, sarà trasferita in un istituto penitenziario. La sentenza della Cassazione è l'ultimo capitolo del clamoroso caso delle due donne scomparse dal ribattezzato Campo degli Orrori di Via dei Lecci a Torre del Lago. Lì, in una delle roulotte dove vivevano, era stato David Paolini, figlio e nipote, a vedere per l'ultima volta la madre come morta. Ad incastrare lo zio Remorini, affidatario degli interessi di famiglia che li aveva ridotte in miseria, e la badante e amante Maria, era stato Francesco Tureddi, il test chiave del processo assolto in primo grado. I resti delle due donne non sono mai stati ritrovati, ma nel nostro ordinamento la condanna per omicidio è a prescindere dal ritrovamento di un cadavere. Il caso dunque è chiuso, almeno nelle aule di tribunale. Venerdì sera alle 21 su Noi TV andrà in onda La Liberazione, Lucca e la sua provincia 1944-1945, un documentario realizzato da Abramo Rossi ed Andrea Giannasi con le testimonianze di chi ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale in Lucchesia e in Versilia. Torniamo in Versilia, si è aperta Iare, la Versilia è stata invasa, tra virgolette, dai comandanti di yacht. Si è aperta a Luna Hotel di Lido di Camaiore la 7ª edizione di Iare, la fiera mondiale del refit dell'after sales, in programma in Versilia fino a sabato. Circa un centinaio i comandanti di imbarcazioni di lusso arrivati per incontrare le imprese leader nella messa a nuovo, sparse nel distretto toscano e soprattutto a Viareggio. Dal Super Yacht Captains Forum sono emersi i numeri del mercato globale, un order book totale di yacht sopra i 30 metri di nuova costruzione che conta circa 400 unità a livello globale. Nel mondo però sono oltre 1.400 quelli con una vita sopra i 25 anni, solo nella fascia tra i 30 e i 45 metri. Un business, quello del refit, che Viareggio, attraverso Iare, vuole attirare come nuova linfa della cantieristica. L'obiettivo di Iare è portare in Italia il mondo per poter creare e confrontare con il mondo intero i problemi del settore o i vantaggi del settore o le strategie del settore, in modo da creare qui in Italia, che è il centro del Mediterraneo, un punto di attenzione e di focus delle attività delle after sales e del refit nel mondo. Iare, evento promosso dal Consorzio Navigo, prosegue fino a sabato con workshop, incontri B2B e serate di gala. Ci troviamo ad essere veramente la capitale della nautica e di coloro i quali appunto vanno per mare. È secondo me una riconoscimento anche al distretto nautico, un riconoscimento all'economia portante, una delle economie portanti del nostro territorio. Quindi un bravo, un complimenti agli organizzatori, a Navigo. Ed ora andiamo a caccia del fantasma di Napoleone in Piazza Grande a Lucca. Piazza Grande e Palazzo Ducale sarebbero infestati da un fantasma, e non un fantasma qualsiasi, bensì quello dell'imperatore Napoleone Bonaparte. Questo è quanto affermato dal National Ghost Uncover, gruppo italiano di studiosi del paranormale con base a Forlì e composto da 102 membri provenienti da tutta Italia. Secondo quanto affermato da Massimo Merendi, presidente del gruppo, sarebbero 5 le segnalazioni di una figura riconducibile al fantasma dell'imperatore che si aggirerebbe dal 2015 nella zona di Piazza Grande e nelle vicinanze di Palazzo Ducale. In un caso addirittura la presenza avrebbe parlato con il gruppo di testimoni. Lo scorso anno Napoleone avrebbe addirittura parlato, giustamente in francese almeno, e compreso non molto dai 4 che l'hanno sentito. Ha detto che Lucca è una città bellissima, che conta di stare qui, e poi ha profetizzato in un futuro indefinibile un grandioso momento di gloria per Lucca e queste terre. L'ha specificato, ma non mi sembra corretto io dirlo. Ecco. Turisti e lucchesi incuriositi nel vedere la squadra al lavoro intorno al monumento di Elisa Borbone e davanti alla facciata di Palazzo Ducale, per lo più scambiati per goliardici figuranti, che però prendono molto sul serio la loro passione, tanto da aver investigato in tutta Italia su più di 1.800 segnalazioni varie,
che vanno dagli avvistamenti di fantasmi a eventi inspiegabili all'interno delle case. Le investigazioni lucchesi sono durate circa 20 giorni e si sono concluse il 4 aprile scorso. Ma non chiamateli a chiappa fantasmi. Lo scopo dei loro macchinari sarebbe infatti quello di investigare per esclusione, escludendo cioè eventi esterni effettivamente misurabili, che possano aver dato vita agli avvistamenti. Essenzialmente gli strumenti non hanno dimostrato in queste giornate in cui sono stati fatti i controlli niente di particolare veramente. Questo non inficia e non toglie che le persone abbiano potuto vedere o sentire, o anche solo nella loro mente, quello che ci hanno raccontato. I personaggi con cui abbiamo parlato si dimostrano credibili, ma che cosa hanno visto veramente è tutta un'altra cosa. Riteniamo però, anche per il piacere di tornare a Lucca, di approfondire ulteriormente prima di chiudere questa vicenda. Sarà chiusa al transito dalle 21.30 di venerdì alle 6.30 di sabato 22 aprile la strada provinciale numero 24 di Sant'Alessio, dall'incrocio con la strada provinciale 1 Francigena via Percamaiore in località Monte San Quirico. La chiusura si è resa necessaria per il ripristino e la posa in opera in un breve tratto del nuovo manto di asfalto dopo gli interventi alle fognature effettuati da GEA. Un 2016 da record per ACI Lucca. Decimo posto a livello nazionale per numero complessivo di soci e primo posto a livello regionale e nazionale per soci fidelizzati. Sono questi i numeri da record del 2016 per l'Automobile Club di Lucca. Un anno molto positivo, come confermato dal presidente Luca Gelli durante l'assemblea annuale dei soci. Grazie al contributo di tutte le delegazioni e di tutto il personale ci collochiamo come ACI provinciale nel panorama nazionale a livelli altissimi. Siamo il decimo automobile club per numero di soci appunto a livello nazionale, siamo il primo per soci fidelizzati, siamo il primo per soci sportivi che hanno preso la licenza qui da noi, veramente un anno straordinario. E abbiamo cercato attraverso diverse attività di ripromuovere nuovamente il marchio ACI, di riportarlo in mezzo alla gente. In questa occasione sono state presentate le attività promosse da ACI, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni sportive automobilistiche, la valorizzazione dei marchi storici e la diffusione della cultura della sicurezza stradale, attraverso programmi mirati nelle scuole della provincia, tra cui il progetto Stop si impara, che coinvolge i ragazzi delle scuole primarie. Sempre sul versante della sicurezza, da segnalare l'impegno di ACI per quanto riguarda la formazione ai futuri conducenti e navigatori rallisti e ai futuri automobilisti. Al termine dell'assemblea sono stati presentati ai soci i tanti eventi in programma nel 2017, organizzati dall'Automobile Club Lucchese. Un seme per la Fondazione Stella Maris. Una incredibile location immersi in migliaia e migliaia di piantine da orto distribuite su 60.000 metri quadrati. Questa domenica all'orto fruttifero di Pacini a San Giuliano Terme prende vita un evento unico, un pomeriggio enogastronomico il cui ricavato andrà alla Fondazione Stella Maris. Struttura all'avanguardia che assiste bambini e adolescenti con le principali e più frequenti patologie del sistema nervoso e della mente. Fra questi rientra la sfera dell'autismo, una malattia sempre più diffusa. Consta di un reparto ospedaliero e di un reparto di riabilitazione, dove appunto il ricavato di questa bella iniziativa andrà a fortificare il nostro progetto dell'orto dei sensi. Fabrizio Diolaiuti condurrà un talk show dal titolo Ortoterapia, la felicità nell'orto. Protagonista sarà l'esperienza dei bambini affetti da autismo. Abbiamo lavorato la terra, abbiamo con i ragazzi che sono un gruppo di ragazzi con spettro autistico, è un bel gruppo che appunto grazie a questo progetto è riuscito a lavorare anche sulle interazioni sociali e sulla parte affettiva.
al termine del talk show, via alle degustazioni preparate dallo chef stellato Cristiano Tomei, che invita così ad una giornata assolutamente da non perdere, in programma questa domenica alle 17.30. Cosa incontreranno domenica gli avventori di questa bella iniziativa, Cristiano? Ma cosa vogliamo incontrare se non il divertimento? Quando si mangia e si beve ci si diverte, e ci si diverte sempre in compagnia, perché il cibo è condivisione, quindi condividere significa stare insieme. Sarà Carlo Biffani il protagonista dell'appuntamento del Premio Voltaire in programma venerdì alle 18.30 a Villa Rossi di Gattaiola. Esperto di sicurezza, Biffani ha scritto un libro dal titolo «Come difendersi da un attacco terroristico». A Barga la prima Spring Cleaning. La barba torna prepotentemente di moda e di special modo, e scusate il gioco di parole, della moda hipster. Ma c'è anche chi fa festa per la sua rasatura. L'idea originalissima viene da Barga, dove mercoledì pomeriggio in Piazza del Comune è andata in scena la prima festa tradizionale dello Spring Cleaning. Idea dell'eclettico artista irlandese Keane, da più di 20 anni personaggio di spicco della vita della Piazza Castellana all'ombra del Comune ed anche animatore della sua vena culturale ed artistica. Di scena il taglio delle barbe, la ripulitura di primavera dai volti di barbe più o meno lunghe, curate, incolte o colorate. L'evento prende spunto proprio da un'usanza di Keane che ogni anno, con l'arrivo della Pasqua e della primavera, toglie dal suo volto la lunga barba maturata durante i mesi invernali. Succede ormai da 25 anni, ma stavolta la cosa è divenuta momento di spettacolo, musica ed anche teatro. In tutto, la pulizia di primavera dalla barba ha visto protagonisti diversi signori barbuti, accolti su altrettante poltroncine cinematografiche. Ad eseguirla, preceduti dal taglio inaugurale, con tanto di sindaco Marco Bonini con fascia tricolore, 3 barbieri professionisti, da Lucca, Grigiano e Castelnuovo, ed in più un rasatore speciale soprannominato il Barbiere di Siviglia, il noto musicista barghigiano Andrea Guzzoletti. Il tutto allietato, come è di stile in questa piazza, da sempre frequentata da turisti, da artisti e da musici, dalla partecipazione musicale del gruppo barghigiano Joseph Phil. Bene, con questa simpatica iniziativa si chiude anche la prima parte del TG Noi. Una breve pausa, ma torniamo subito dopo con le notizie sportive.